Siamo tra i convocati Hjulvand, le chiedo le condizioni del capitano. Domani valuteremo. Valuteremo se ci può essere o se ci sarà un suo compagno. Quindi non cambia molto nella misura in cui faremo delle valutazioni domani. Nel caso non ci dovesse essere, mister, Blen è l'unica soluzione possibile? No, Blen comunque sta in campo, perché ultimamente è un giocatore che è sempre stato in campo con noi e ci ha dato tanto, ci sta dando molto sotto tutti i profili. Vediamo, ci sono un paio di alternative, due o tre alternative di ragazzi che comunque stanno bene, sono pronti, devo solo valutare le caratteristiche, ma non cambia molto, credetemi. In modo, ovviamente fa parte della tattica, ma crede che Nzola sia l'elemento davvero determinante per lo Spezia? Ma non solo lui, perché comunque hanno fatto a meno anche di lui, ci sono altri giocatori importanti, è chiaro, lui è un terminale offensivo che insomma, basta vedere anche quest'anno, anche se non ha giocato tutte le gare, ha fatto tanti gol, ha forza, velocità, insomma, quindi è sicuramente un giocatore da tenere d'occhio, ma ripeto, ritorno sempre a quello che ho detto, è la squadra che deve essere brava nelle due fasi, all'interno dell'equilibrio, della compattezza e della voglia, come abbiamo fatto, anche a Roma c'erano dei giocatori stratosferici, insomma, se uno pensa a Immobile, se uno pensa agli altri, quindi noi dobbiamo avere rispetto di tutti sempre, perché il rispetto poi ti alza l'attenzione, la concentrazione, ma mai non dobbiamo temere, questo è mai.